Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video che come da titolo sarà un nuovissimo video haul. È da un po' di tempo che fra i vostri commenti leggo delle richieste. Marta, ma quando è che fai un nuovo video haul? Di solito in autunno ci fa il video haul con i vestitini adatti per la stagione, insomma, secondo te le tue proposte, ecco, e ci fai vedere qualcosa di diverso. Vi dico la verità, se non avevo fatto ancora shopping autunnale è per via delle temperature che abbiamo sperimentato. È solo da qualche giorno che diciamo si respira un po' e quindi ciò mi ha ispirato a fare un ordine su ASOS, che come sapete è un sito che adoro. Ho preso un po' di vestitini da utilizzare la sera, quindi un po' più carini, elegantini, ma non soltanto. In questo video vedrete gli acquisti ASOS, acquisti sportivi che invece ho fatto in un altro store che mi piace tantissimo, Globo, e scarpe, ho preso due paia di scarpe e accessori carini e low cost. E fra questi accessori ci sono anche gli orecchini che sto indossando in questo momento. I capelli abbastanza crespi perché li ho appena lavati, quindi facciamo finta di non vedere che siano crespi. Allora iniziamo subito con gli acquisti che ho fatto su ASOS. Non so da quanto tempo non ordiniamo su questo sito, mi piace tantissimo, però era passato veramente tanto tempo. Iniziamo con il primo vestito che ho preso, che amo ragazzi, ho già filmato le clip in cui li indosso tutti. E devo dire che sono innamorata sia del colore di questo vestito che del modello. Ho preso questo vestitino, vi dicevo, bellissimo. Un fucsia scuro, si può allacciare sia al collo come lo indossa sul sito la modella che così con le spalle scoperte, ed è molto carino, leggero, svolazzante, mi piace tantissimo, trovo che sia molto romantico. Vedrete ovviamente tutte le clip in cui lo indosso a fianco. Poi ne ho preso un altro super autunnale, guardate che bello con questi fiori. Non riuscirei a definire questo colore, è un grigio, un lilla chiaro. Fatemi sapere nei commenti perché non credo di riuscire a dividere questo colore. Molto molto bello, si allaccia qui al collo, qui è tipo un bustino, è anche rigido, anche questo svolazzante, e si allaccia anche qui alle maniche. È super romantico, secondo me perfetto per una serata autunnale. Poi ne ho preso un altro marrone, anche questo super romantico, con questa manica un po' così romantica a sbuffo, e può essere indossato sia così, lo preferisco con le spalle scoperte, che alzando un po' la manica. E guardate com'è carino, questo ovviamente va stirato perché l'ho appena tirato fuori dalla box di ASOS, quindi è letteralmente un vestito da stirare. Gli altri possono anche non essere stirati, adoro i tessuti che possono non essere stirati, e questo è un tessuto che va stirato assolutamente. E mi piace questo color cioccolato, vi devo dire la verità, di solito non tendo ad amare gli abiti di questo colore, quindi il marrone non lo indosso tantissimo, però secondo me questa tonalità non è male anche su di me. Fatemi sapere cosa ne pensate. E ho preso un altro in finta pelle, magari nelle serate più fredde possiamo sfruttarlo con un blazer oversize messo sulle spalle, molto stiloso, ed è molto carino in finta pelle con questa gonna sempre svasata, con la cintura in vita e qui questo dettaglio molto luminoso sul petto, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi ho preso un altro, adoro sia il modello che il colore, è davvero carino, l'ho visto in tante pubblicità su Instagram, secondo me lo propongono molto simile a tanti siti diversi ed è stupendo, adoro sia la scollatura profonda che questo effetto bustino sul davanti, i bottoncini, anche questo è molto tessuto e svolazzante, carino, sono tutti quanti piuttosto corti, dovete sempre calcolare che io sono abbastanza alta perché sono 1,75, quindi considerate che se su di me una cosa è particolarmente corta, su una ragazza insomma leggermente più bassa la lunghezza è diversa, ma mi piacciono gli abiti corti, viene sempre detto troppo corto. Mi piacciono, quindi ok. Ecco qui com'è fatto, sia davanti che dietro. È anche abbastanza pesante, secondo me. Questo è fatto veramente molto bene, molto carino. Vi ripeto, ho visto qualcosa di simile anche su altri siti. Secondo me è un capo proprio alla moda, insomma, per questa stagione. Poi sono passata da Globo e come sapete da Globo prendo sempre cose carine, t-shirt anche quelle estive con Betty Boop o personaggi vari o personaggi Disney. Ecco, mi piace molto Globo. E ho preso questa felpa, guardate che carina. Già la vedo tutta sporca di fondotinta come sono fatta io, durerà poco, bianca così, ed è una felpa di Betty Boop, l'ho presa in una taglia grande XL, così posso metterla con i leggings. Sapete che il mio abbigliamento quotidiano è leggings con maglione, leggings con felpa, magari non adesso, magari fra un mese, perché adesso con la felpa morirei almeno qui, però mi piacciono tanto mi piace tanto questo tipo di abbigliamento un po' più sportivo, insomma da tutti i giorni. E poi sempre da Globo ho preso questo set
set, che in realtà non so se sia tutto dello stesso brand o l'ho composto io, mi sa di no, perché la felpa è di questo brand Gola e i leggings mi sa di no, però a me sembrano proprio abbinati. Questa felpa che ha tre colori, questo color cammello, bianco e nero, molto carina, col cappuccio, molto casual, e sotto ha questi leggings. Sì, che in realtà qui il brand è un altro, il brand è questo, vi faccio vedere da vicino. A parte che troverete tutto nel box informazioni, eccolo qui. Se possibile, come sempre, vi metterò anche link, ma secondo me sono perfettamente abbinati. E mi aspettavo che fossero lo stesso marchio, ma in realtà no. Non so se l'ho immaginato io che fossero dello stesso brand oppure no. Poi ho preso delle scarpe sempre da Globo, queste sono del brand Miss Globo, guardate che belle, devo dire che sono anche comode. Hanno questo cinturino che si allaccia così alla caviglia, questo dettaglio. Laterale un pacco penso 100, però sono comode, vi dico la verità. Io di solito tendo a comprare le scarpe un numero in più, infatti se non ero sì, queste sono 40, ci metto un piccolo cuscinetto sul davanti e così sono più larghe in punta, perché ciò che mi fa male dei tacchi non è tanto l'altezza del tacco, ma quanto se sono strette in punta. E dato che io ho una pianta larga, prendo un numero in più o mezzo numero in più, soprattutto se hanno il cinturino alla caviglia che mi permette di non perderle mentre cammino. E queste sono anche molto molto comode. Così, e poi ne ho prese altre super luccicose, quando le ho viste mi sono innamorata, tutto ciò che luccica mi fa innamorare, le ho qui a terra, ve le faccio vedere. Ragazzi, ditemi se sono o non sono meravigliose, anche queste sono di Miss Globo, e queste invece le ho prese in un 39 perché in 40 erano veramente troppo grandi, e guardate quanto brillano. Sono stupende, sono di un nude un po' più beige, champagne, e brillano tantissimo. Devo dire che queste non sono scomode, mi piacciono veramente tanto. E le ho prese, vi ripeto, in un 39. Ragazzi, dato che sono innamorata di queste scarpe, dovete vederle anche così. Non ditemi nulla, io adoro le cose che luccicano. Immaginatele in un locale con le luci soffuse quando camminate. Io me ne sono innamorata subito, non so se si riesce a vedere bene il colore di queste scarpe, ma sono bellissime, c'erano sia in nero che in questo colore nude, e ho voluto prenderle in nude. Vi ripeto, il tacco è sottile, però non sono scomode. Poi dipende sempre se siete abituati o meno a indossare tacchi. Io non è che sia così abituata, perché calcolate che tutti i giorni ho le sneakers, quelle per andare a correre praticamente, quindi super comode. Però posso dirvi che la pianta è abbastanza larga, quindi non danno fastidio. E sono stupende. Ditemi se anche voi amate tutte le cose che brillano così, perché io davvero appena le ho viste me ne sono innamorata subito. Infine, su Amazon ho preso degli orecchini, ho preso questi, anche questi sono super di moda, li vedo ovunque, del brand quello originale, però che se non erro è Bottega Veneta. Questi però li ho presi su Amazon, secondo me sono fantastici, non sono neanche così pesanti, molto ben fatti, me li vedete in tutte le clip qui indosso i vestiti, e sono davvero molto molto belli. Se non vogliamo spendere 900 euro se non erro per quelli originali, che sono placcati, e mi sa che non sono neanche tutti in oro, anche perché tutti in oro con questo peso, insomma, con 900 euro neanche ce la fai. Però insomma, se volete il look per meno soldi, devo dire che vi li consiglio. Poi ne ho presi altri sempre un po' vintage, un po' dorati, e li ho presi sempre su Amazon, che sono questi invece a forma di cuoricino, ve li faccio vedere da vicino. Questi sono simili a degli orecchini che indosso da anni, che in realtà però sono sold out, sono a forma di nodo, e ogni volta che li indosso mi fate domande, ed eccoli, ve li faccio vedere da vicino. Li appoggio all'orecchio così potete vedere come stanno, sono molto belli. Devo dire che quest'anno vanno super di moda questi orecchini, un po' effetto vintage, vi ripeto, io ne ho di similissimi. Ditemi se vi ricordate dei miei orecchini a forma di nodo che indosso ormai da anni. Ogni volta che mi chiedete il link vi dico sempre ma purtroppo sono sold out e quindi non posso mai linkarveli. Quindi ragazzi, questo era tutto il mio shopping. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, e nei commenti fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più fra le cose che vi ho mostrato. Noi ovviamente ci vediamo domani con un nuovo video, troverete tutti i link nel box informazioni. Grazie per aver seguito questo video, grazie per averlo guardato. Vi dico già che la camicetta che ho è di Zara, l'ho presa un annetto fa. So che Zara fa sempre queste camicie in raso, ecco, però non so se effettivamente quest'anno c'è in questo colore, io adoro il viola come sapete. Niente ragazzi, grazie per aver guardato questo video, vi aspetto come sempre su Instagram. Oggi ho pubblicato un video con questa combo labbra che mi vedete indossare.
Combo labbra idratante e volumizzante ma anche a lunga durata grazie alla matita Lasting Finish di Rimmel nella colorazione 110. È una matita che assicura una lunghissima durata. Applico poi il rossetto di Max Factor, il Color Elixir, nella colorazione 010. E questo è il risultato finale, lo adoro. Vi lascerò nel box informazioni tutti i dettagli su questa combo labbra. E niente, sono felice di filmare quotidianamente per voi. Vi aspetto nei commenti, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!